dall'inizio dell'Avvento. Negli ultimi giorni il cammino si è fatto più intenso e la liturgia ci ha chiesto di fare un cammino attraverso di richieste, attraverso le nostre invocazioni di sera in sera. Vieni e salva l'uomo prigioniero, vieni e illumina chi siede nelle tenebre, vieni e insegnaci, vieni a redimerci. Chiediamo allora al Signore che queste parole non rimangano delle semplici parole, ma veramente dimostrino con queste parole noi possiamo dimostrare con la nostra vita di voler accogliere Cristo che viene. Non abbassiamoci a vivere un Natale fatto di tristezza e di rimpianti, ma il nostro cuore possa essere disponibile a lasciarsi ancora affascinare dalla vera ricchezza, dalla vera gioia del nostro Dio, che per amore dell'unità, dell'umanità non ha avuto paura di farsi fragile e di consegnarsi a noi come un bambino in un'umile mangiatoia. Di gioia città di Sion.
Grazie.
conosciamo il Signore.